Stagione al via per i giovani della Real Basket Agrigento del presidente Alessandro Bazan. Sono riprese a pieno ritmo gli allenamenti per i vari gruppi under 13, 14, 15, 16 e 18, allenati tra gli altri da Alessio Bazan, Marco Evangelisti e Giovanni Fillari, per una stagione che si preannuncia entusiasmante. La novità di quest'anno, la collaborazione fattiva con la Fortitudo Agrigento di Serie 2. La Real Basket infatti sarà il settore giovanile della società del presidente Salvatore Moncada. E per raggiungere importanti traguardi, il presidente Alessandro Bazan ed il responsabile del settore giovanile Gianni Portanese hanno convinto l'esperto coach Francesco Anselmo a sposare l'ambizioso progetto della Real Basket Agrigento. Anselmo è sceso subito in campo per dirigere il primo allenamento dell'Under 13. L'obiettivo principale è quello di far crescere i ragazzi, creare giocatori. Quello che mi è stato chiesto è quello che, in cui ho sempre creduto io, è stata la mia mission come coach dei settori giovanili. E poi da un gruppo dal mini basket, under 13, fino all'under 18, possiamo lavorare bene. Ma soprattutto credo moltissimo in Alessandro Bazan, in Gianni Portanese e tutti gli altri dirigenti, da Giugiu Minio a Gigi Piazza, Silvio Torregrossa e il mio staff allenatore, Marco Evangelisti, G. Villari e Alessio Bazan. Credo che possiamo far bene, sono molto contento e soprattutto di tornare in un campo che 13 anni fa ho vinto un bel campionato con la Fortitudo C, con la squadra tutti under, e quell'anno abbiamo vinto molti titoli regionali, siamo andati a fare due semifinali nazionali, alcuni ragazzi sono arrivati in nazionale, alcuni giocano in Serie A. Sono molto contento di essere qua.